Ho sentito Peppa Pig in casa mia. Non sono impazzito, ragazzi. Posso sembrare impazzito, ma credo di aver davvero sentito Peppa Pig. Ho anche visto una sorta di coda che era rosa. Non l'ho mai vista nella vita reale. No? Cos'è stato? Perché io magari vedo qualcosa che non esiste. Spero che le cose che sento siano tutte finte, perché sennò è un problema. Non so se esiste qualcosa qui, ma direi di andare a vedere con il drone per vedere se c'è effettivamente qualcuno, perché giuro che ho sentito qualcosa. Ho indagato un bel po' e ho trovato davvero tanti video di Peppa Pig nella vita reale, ma ho cercato ovviamente in inglese per capire se solo io sono impazzito oppure cosa. Questi ragazzi hanno trovato Peppa Pig nella vita reale. Adesso hanno delle Nerf gun in mano. Ed in effetti guardate qua, se andiamo anche più avanti con il video, qui sembra che abbiano visto Peppa Pig. Il canale è questo qui. E sì, in effetti sembrano proprio che abbiano visto Peppa Pig che sta ballando. Però questo è chiaramente un costume, non credo sia proprio Peppa Pig originale. Magari sì, non lo so, cioè era una mia ipotesi, però è veramente spaventoso tutto questo. Vediamo però che cosa fanno, perché a sto punto sono curioso. E lui che dice che siamo in un nuovo video. Sì, lo so che siamo dentro un nuovo video. Parla per 2 minuti di fila. Qua praticamente stanno giocando insieme alle Nerf gun. Cioè con le Nerf gun, che sarebbero quelle pistole, ovviamente, che sparano cose finte, tranquilli. Le conoscete tutti, no? Sono delle pistole giocattolo molto molto belle, devo dire. Soprattutto da giocare insieme agli amici. Però qui loro, che cosa stanno facendo? Probabilmente ad una certa sentiranno un rumore magari sul tetto di quella cosa che avevamo visto all'inizio, Peppa Pig. E quindi inizieranno ad andarsene. Tipo, se noi adesso andiamo un pochino più avanti, che cosa stanno facendo qui? Continuano a giocare? Vediamo cosa dicono, anche perché loro parlano in spagnolo, quindi non capirò assolutamente niente. Però sentiamo. Ah, avete visto? È successo qualcosa di strano. Non se l'aspettavano. Eh? Cos'è? Ovviamente si sono molto spaventati, anche perché in effetti sembra che stia scendendo qualcosa da sopra il tetto, quindi dal camino, attraverso il camino. Sarà Babbo Natale? Non credo. Probabilmente è quella cosa che avevamo visto all'inizio, cioè Peppa Pig. Accidenti. Cos'è? È che cadono un sacco di robe, un sacco di monete. Ma che cos'è? Peppa Pig adesso è pure ricca? Questo potrebbe essere un problema, anche perché Peppa Pig sappiamo tutti che non è ricca, fa finta di esserlo, quella là. Si compra gli orologi finti, no? Anche, vabbè. E guardatela, sta lì sul tetto. Cosa sta facendo? Sta ballando. No, voglio incontrarla anch'io. Però ho paura di incontrarla faccia a faccia, corpo a corpo. Ho paura che poi dopo mi ammazzi. E quindi vorrei incontrarla con il drone. Sarebbe sicuramente molto meglio rispetto che incontrarla. Guardate là, cosa sta facendo? Ma poi guarda che è pericoloso stare sul tetto, che se cadi poi dopo ti fai male. Guardate, hanno fatto pure la foto a Peppa Pig. Questa cosa è veramente pazzurda, che vuol dire molto assurda e incredibilmente assurdosa. Allora, come vedete, questo è il drone che manderò per esplorare le zone qua intorno. In questo contenuto assolutamente vero, probabilmente riuscirò a vedere veramente Peppa Pig. Oh mio Dio! Però prima devo fare un rituale per vedere se in effetti c'è, oppure se sto facendo le cose a caso, perché magari non l'ho vista. Cioè, magari è stata solo un'allucinazione. E infatti il rituale mi confermerà se c'è effettivamente Peppa Pig. Ragazzi, questa cosa è pericolosissima. Non dovete mai utilizzare le candele solo con i vostri genitori. Io lo faccio perché sono un professionista e so usare queste candele. E soprattutto adesso gli spiriti probabilmente mi cacceranno, però proviamo a parlarci. Oh, spiriti dell'oltretomba! Praticamente bisogna entrare in contatto con gli spiriti, no? Spiriti dell'oltretomba. Ma si erano abbassate per un attimo le candele o mi sbaglio? Perché adesso mi cago addosso. Rispondete a queste chiamate e ditemi se Peppa Pig è qui con noi. Forse devo tipo fare una frase di apertura. Voglio connettermi con gli spiriti di Peppa Pig o qualcun altro. Per favore, voglio capire se Peppa Pig c'è qui con noi. Devo fare un giro tipo. Uno. Spiriti, rispondete. Aspetta, forse ci siamo.
Allora, spiriti, dovete modificare il fuoco nella mano destra se significa sì, nella mano sinistra se significa no. Spiriti, rispondete, Peppa Pig è qui con noi? Raga? No, non ci posso credere, non ci posso credere. Guardate, quindi significa sì. Accidenti, questi spiriti sono impazziti completamente. Avete visto? Mi hanno spento le candele, come si permettono? Adesso chiamo uno degli angeli della morte, così li faccio proprio male a questi spiriti. Ma non è possibile. Io ho contatti. Comunque, ragazzi, c'è Peppa Pig davvero. Quindi dobbiamo andare ad esplorare Peppa Pig. Cioè, a vedere col drone se c'è Peppa Pig. Horror. È arrivato il momento di andare con il drone, accidenti, e sono qui che sono molto spaventato per quello che ci potrebbe essere. E sì, è perché potremmo trovare Peppa Pig, ragazzi, ricordiamocelo sempre, perché potrebbe sempre essere qui nei paraggi. Io intanto sto andando chiaramente in modo molto attento e non devo assolutamente schiantarmi. Ad esempio ci sono un po' di macchine che ci sono qua. Attenzione, signore macchine, dovete stare attenti, perché poi magari potete trovarmi Peppa Pig davanti. Oh mio Dio, è pericolosissima questa cosa. Però sto andando e devo dire che è molto carino questo posto ed è molto simpaticino. Infatti adesso devo anche stare attento a non colpire i fili della luce, perché ovviamente possono essere, può essere pericoloso. Però qua intanto fra questi alberi sicuramente da qualche parte ci sarà Peppa Pig, ne sono abbastanza certo. Cos'è stata quella cosa? Non so se ho visto bene, perché sto guardando da quella parte, però mi pare di aver visto qualcosa, ma non ne sono sicuro. Vabbè, probabilmente sono solo io impazzito. Adesso, oh, scusate, magari avete sentito un rumore strano perché ho colpito il microfono. Però adesso andiamo avanti. Mi sono alzato in volo perché vorrei andare da quella parte lì. Sorvoliamo questa zona perché dobbiamo appunto capire bene se qui c'è Peppa Pig, perché appunto mi dice che è qui Peppa Pig e praticamente quindi sono abbastanza certo. C'ho praticamente questo rilevatore sul drone che mi dice dove ci sono i fenomeni paranormali e non capisco nemmeno se tipo ha posseduto il mio drone e mi sta facendo vedere cose che non esistono oppure se c'è veramente nella realtà. Guardate lì su quel terreno, è proprio lei, lo sapevo, ma io non sono nemmeno stupito, lo sapevo che c'era, ne ero praticamente sicuro, me l'avevano detto gli spiriti. Ok, quindi adesso sappiamo che in questa zona c'è Peppa Pig. Ora bisogna fare una cosa. Bisogna toglierla, ok? Cioè proprio, non so, bisognerà fare qualcosa tipo una sorta di rituale che possa togliere Peppa Pig. Non so, non lo so raga, però veramente bisogna fare qualcosa perché non posso avercela in casa, che poi magari mi uccide, che ne so, cioè sarebbe terribile come cosa ovviamente. E quindi per proteggerci dobbiamo fare tipo delle cose magiche. Io intanto sto andando ovviamente avanti con il drone, sto sempre cercando di controllare bene, di stare attento ovviamente, che ci sia lei. Ed in effetti eccola che appare. Che poi non capisco mai come appaiono queste creature strane. Bah, questo è sempre un mistero. Comunque questo sembra essere il suo posto, è proprio il posto dove vive lei. Quindi probabilmente ci ritorneremo, a meno che non mi dicano che si è spostata, in quel caso andiamo in un altro posto. Quindi abbiamo veramente trovato Peppa Pig. Ma questo mistero non finisce qua. Probabilmente ne troveremo altri. Ragazzi, dov'è finito il mio drone? L'ho perso?